20 minuti per districarci tra lotte interne e divergenze nella maggioranza. Una coabitazione difficile, fatta di battaglie di principio per il bene dei cittadini e per le poltrone. Un occhio attento all'Italia e al suo ruolo in Europa e nel mondo. E poi il movimento, con la sua missione da non tradire e soprattutto salvaguardare la propria identità. Con un'incognita però, perché la piazza dei Vaffa si è affollata di sardine, un mare di sardine. Inizieremo con la geopolitica. Gli ospiti sono pronti, noi facciamo le domande. Sigla. Minuti, gli argomenti sono tantissimi, il tempo a nostra disposizione come ogni sera è poco. Vi presento subito i nostri ospiti di questa sera. Diamo il benvenuto a Luigi Di Maio, ministro degli affari esteri e leader dei 5 Stelle. Buonasera. E al direttore del TG2 Gennaro San Giuliano. Buonasera a tutti. Iniziamo subito con l'Italia, al centro del Mediterraneo, posizione strategica. Abbiamo più o meno credibilità? Stiamo crescendo in credibilità o la stiamo perdendo? L'Italia viene da un weekend nel quale qui in Italia, a Roma, ci sono stati i ministri degli esteri dei più importanti paesi del Mediterraneo, dalla Turchia, l'Egitto, il ministro degli esteri russo. Si è discusso il Mediterraneo e soprattutto di un tema importante che sta a cuore a tutti gli italiani, deve stare a cuore, che è la Libia. Oggi noi, a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste, dalla costa siciliana, abbiamo un rischio terrorismo, c'è una guerra civile e un rischio immigrazione che è sempre allerta. Abbiamo un accordo con la Guardia Costiera Libica per non far partire un numero di migranti, ma allo stesso tempo, e per riportarlo quindi indietro sulle coste libiche, ma allo stesso tempo c'è un conflitto civile che vede le interferenze di tanti stati dal resto del mondo, che sta portando alla proliferazione di terroristi. Questo è stato un momento di discussioni, Med Dialogues, con questa importante conferenza a Roma in questi giorni, che ha visto i ministri degli esteri dei più importanti paesi al mondo qui in Italia a discuterne. L'Italia ha ancora più forza dopo questo incontro, ma una cosa deve essere chiara: se veramente vogliamo stabilizzare la Libia e quindi creare un'opportunità per tutte le nostre imprese, anche del sud, di poter commerciare con tutto il Mediterraneo, perché il focolaio della Libia sta contagiando tanti altri paesi, l'Europa deve far sentire la propria voce. Non è retorica. L'Unione Europea rischia di essere sostanzialmente inconsistente in Libia. Il primo passo quale sarà? Il passo è stato stamattina, io sono stato al Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione Europea e lì con gli altri ministri degli Affari Esteri ho detto chiaramente: noi abbiamo, ogni paese europeo ha delle relazioni. Questa guerra in Libia è definita una proxy war, una guerra per procura, perché ci sono interferenze di tanti stati che stanno da una parte o all'altra dei due contendenti di questa guerra civile. Ogni Stato europeo ha un'amicizia con quegli Stati che stanno interferendo con quel conflitto. Se facciamo squadra e ognuno di noi con il proprio peso specifico convince a portare al cessate il fuoco quel conflitto, ne gioveranno gli italiani ma anche tutti gli europei. Ci siamo sentiti molte volte però da soli su questo fronte. La sua sensazione com'è stata? Siamo stati soli sull'immigrazione e purtroppo devo dire nel 2011 non dovevamo partecipare minimamente come Stato al bombardamento della Libia, perché il bombardamento della Libia nel 2011 dimostra che i dittatori li devono rovesciare i popoli, non le bombe di altri stati, perché quello che si è scatenato è disordine, fenomeni migratori con esodi di massa senza precedenti e il rischio terrorismo, perché poi dopo, quando c'è un conflitto, quello che succede è che proliferano le cellule terroristiche. In questi giorni ho riunito qui a Roma e ho presieduto una riunione con tutti i paesi limitrofi alla Libia, cioè quelli che sostanzialmente ai propri confini combattono contro i terroristi che proliferano nel conflitto civile libico, e con tutti loro e con la conferenza che si sta per tenere a Berlino dobbiamo mettere intorno al tavolo tutti gli attori di questo conflitto, che ripeto, a volte sono stati che sono ovviamente estranei al contesto libico, e convincerli ad un cessate il fuoco il prima possibile, perché non è una guerra. Lì ci sono due personaggi, Haftar e Serraj. Serraj è il presidente del Consiglio riconosciuto, ma non è una guerra tra loro due, è soprattutto tra chi li sostiene, tra chi gli dà soldi e chi gli dà armi. Ci sono anche tante tribù
che non rispondono poi a nessuno. In Libia ci sono anche quelli che sono scappati dalla guerra in Siria, tutta una parte dell'ISIS, no? Assolutamente, io credo che lì sia fallito il disegno un po' utopico di Barack Obama e di Hillary Clinton, sia naufragato, perché la democrazia non si esporta, ma la democrazia si costruisce, si fa crescere culturalmente con un lavoro molto profondo. Ma io volevo chiedere una cosa al Ministro. L'Italia nel dopoguerra ebbe un disegno strategico molto chiaro. Noi eravamo rigidamente ancorati alla NATO, all'Alleanza Occidentale e all'Europa, dove ci portò Alcide De Gasperi, ma questo non ci impedì, non impedì soprattutto a ministri che secondo me sono stati bravi, come Giulio Andreotti, di coltivare delle relazioni diffuse. L'Italia era nella NATO, ma portava la Fiat a Togliattigrad a fare lo stabilimento nell'allora Unione Sovietica. L'Italia era nella NATO, ma Enrico Mattei, un grande italiano, creava la ricchezza dell'ENI andando a cercare il petrolio nel Nord Africa. Ecco, abbiamo ancora un disegno strategico come comunità nazionale? Ogni ministro degli esteri che si insedia alla Farnesina eredita un patrimonio di relazioni che l'Italia ha costruito negli anni. Si basano su un principio, quello che diceva lei, direttore. Noi siamo nella NATO, siamo nell'Unione Europea, ma rivendichiamo il sacrosanto diritto come Stato di dialogare con tutto il mondo. Il problema è che molti di queste relazioni, molti di questi rapporti si erano sostanzialmente raffreddati e altri Stati europei, più svegli di noi, sono andati avanti. Con la Cina, la firma della Via della Seta è un passo un po' più avanti di tutti gli altri Stati europei fondatori per iniziare un percorso. Quale? Quale? Noi abbiamo Francia e Germania che da 10 anni, 15 anni commerciano con la Cina ad altissima intensità. Noi siamo stati troppo fermi in questi anni, anzi abbiamo solo subito l'importazione del Made in China. È il momento di portare il Made in Italy là, ma per colmare quel gap dovevi dare un segnale importante. In Marocco un ministro degli esteri mancava da anni, in Tunisia e in Algeria abbiamo relazioni, sono paesi che sono di fronte a noi nel Mediterraneo, anche ormai stabili o in via di stabilizzazione, che hanno bisogno di relazioni continue con noi. Sono stato in Marocco il mese scorso e ci sarò in Tunisia e in Algeria nei prossimi giorni. Perché? Perché è il cosiddetto Mediterraneo allargato, in cui incidono attori come Russia e Cina, con cui dobbiamo avere delle relazioni. La Russia è un interlocutore strategico per l'Italia. Questo non vuol dire andare contro la NATO o andare contro l'Unione Europea, ma l'Italia ha una grande reputazione nel mondo, perché proprio per personaggi che hanno fatto la nostra storia abbiamo sempre curato dei grandi legami, ma negli ultimi anni è come se si fossero raffreddate delle relazioni e ci hanno battuto commercio altri Stati europei. Mi faccio dire però una cosa sulla Cina. Il giovane Yosha Wong, il leader del movimento di Hong Kong, in Cina esiste oggettivamente il tema dei diritti civili, lo sappiamo tutti quanti, ha detto che è un po' deluso del comportamento dell'Italia, che lui si aspetterebbe un sostegno dell'Italia alla battaglia per i diritti. Noi abbiamo reagito con fermezza come governo quando dall'ambasciata cinese qui a Roma si sono levate delle parole rispetto ad un evento che era stato ospitato al Senato della Repubblica, proprio mi pare che in videoconferenza ci fosse George Wong, perché ci vuole rispetto per il Parlamento, per le nostre istituzioni e per le iniziative che si portano avanti. Noi abbiamo sempre detto che lavoriamo sempre anche col peso che abbiamo su interlocutori internazionali, con interlocutori internazionali per scongiurare violenze, per scongiurare limitazioni alla democrazia. Però ribalto la situazione dicendo: il tema dei diritti umani vale sempre. Non vale solo per determinati soggetti nel panorama internazionale. Un'altra cosetta, nel momento in cui noi siamo qui a parlare, la Bank People of China detiene il 2% di Eni, il 2% di Enel, il 2% di Unicredit, il 2% delle Generali e CDP Reti appartiene per circa il 30% a mani cinesi. Sappiamo che CDP Reti è la holding di Stato che controlla le reti energetiche del nostro paese. Ma se io e lei, Luigi Di Maio e Gennaro San Giuliano volessero andare a acquistare il corrispettivo in Cina, ci sarebbe consentito o no? Ne dubito. Ma questo ovviamente attiene a delle scelte che si sono fatte in passato, perché
Cioè ci vuole più reciprocità. Le posso dire una cosa, quando mi sono insediato al Ministero degli Affari Esteri la prima cosa che abbiamo fatto è stata una riforma per mettere sotto questo Ministero tutte le relazioni commerciali per le nostre aziende, ma le nostre imprese, cioè la missione di un governo oggi nelle relazioni con la Cina, che è uno dei giganti economici del mondo, da cui non si può prescindere perché cresce a dei ritmi incredibili, è portare le nostre imprese lì, il nostro Made in Italy lì, anzi specifico, e portare il prodotto lì, perché per anni fuori dai nostri confini si portavano gli stabilimenti e si lasciavano i lavoratori a casa. Noi dobbiamo portare il Made in Italy lì, e ci sono milioni di nuovi ricchi ogni anno, lei ha scritto un importante libro su Xi Jinping, che rappresentano il nostro mercato di riferimento, vogliono mangiare cose buone, comprare cose ben fatte, cioè Made in Italy, e le prime interlocuzioni stanno andando molto bene in quel senso. Lui è il ministro del commercio, lei ha dietro di lei il ministro del commercio cinese, con cui abbiamo firmato degli accordi importanti per portare il nostro Made in Italy lì, e in passato invece abbiamo avuto la Cina che veniva qui, ma noi non siamo stati capaci neanche di sfruttare quel poco di credito che avevamo. Senta, Beppe Grillo quando è andato dall'ambasciatore cinese è andato a titolo personale oppure? Certo, io credo che oltre al tutti, sul tavolo, tutti quelli che hanno un po' di esperienza nelle relazioni internazionali sanno che le ambasciate spesso, quindi qui l'ambasciata cinese a Roma ha invitato una personalità italiana che è Beppe Grillo, ma che ci è andato a titolo personale. Ci mancherebbe altro, a livello di governo l'ambasciatore cinese come tutti gli ambasciatori in Italia possono interloquire con i membri del governo. Veniamo a casa nostra, allora il Premier Conte ha detto una volta approvata la manovra si aprirà la verifica di governo che è necessaria e che dovrà indicare un cronoprogramma. Allora che cosa vuol dire esattamente questo? Metterete nero su bianco un'altra agenda? Beh, secondo me voi ricorderete questo governo è nato prima di tutto per scongiurare l'aumento dell'IVA che poteva portare a 600 euro in più a famiglia per ogni famiglia italiana nel 2020 e l'abbiamo scongiurato, trovati 23 miliardi, è stato un lavoro importante da settembre in pochissimi mesi, e per tagliare i parlamentari perché stava per saltare ancora una volta la riforma del taglio ai parlamentari che invece è stata approvata ad ottobre, la prossima volta gli italiani andranno a votare con 345 parlamentari in meno. Però diciamoci anche che a questo governo serve un maggiore dettaglio da qui al 2023, che significa che i cittadini hanno il diritto di sapere non solo cosa vogliamo fare, che è già scritto nel programma, ma in quali tempi, perché è un governo di coalizione che mette insieme delle forze politiche che prima si conoscevano poco o si conoscevano l'una all'opposizione dell'altra, e hanno bisogno, e noi abbiamo bisogno, di prendere un impegno con gli italiani non solo su se faremo o meno il salario minimo e si deve fare o la riforma della sanità per togliere ai politici le nomine della sanità, ma anche entro quando, in modo tale entro quanto tempo i cittadini possano dirci l'avete fatto o non avete mantenuto allora, la promessa. Allora andiamo a sentire che cosa ha detto il vostro alleato di partito, il segretario del PD Zingaretti, sentiamo. Noi dobbiamo dare agli italiani sicurezza e ricostruire la fiducia, questo vuol dire chiudere bene questa legge di bilancio perché è importante farlo. E poi sì, è giusto aprire una discussione, ha fatto bene il Premier Conte a rilanciare questa sfida per costruire un'agenda del 2020. Allora diciamo che tra di voi i punti diciamo di non contrasto ma comunque di divergenze sono tanti, la prescrizione, il MES, non è che si rischia proprio sul MES di andare a una spaccatura, e come aveva fatto anche intravedere lei fare un Ferragosto, un Natale come Ferragosto? No, questo mi auguro di no, ma per gli italiani, perché già non si meritavano un'estate al cardiopalma col governo fatto cadere da Salvini e dalla Lega l'8 agosto e un'intera estate per formare un altro governo per scongiurare l'aumento dell'IVA. Non se lo meritavano gli italiani. I termini, io le do ragione su una cosa, assolutamente. Sono due forze politiche, noi il PD siamo due forze politiche che hanno delle diversità, la pensiamo diversamente su alcuni temi e questi temi sono nel percorso, quindi incontri il MES, che è sostanzialmente quel fondo con cui, tra virgolette, hanno salvato la Grecia, ma in realtà non hanno salvato la Grecia perché l'impatto che ha avuto sulla popolazione greca è stato devastante. Adesso si sta riformando quel fondo, quel meccanismo. Io dico, cogliamo l'occasione per riformarlo in modo tale che non avvenga mai più quello che è avvenuto in Grecia. E quello che mi sono sentito di dire è stato, non firmo nulla, perché da ministro degli esteri dovrei firmarlo io, finché non sarò sicuro che l'Italia è al 200% al sicuro. Ora, il tema per spiegare pure un attimo i tempi, tutti pensano che sia in questi giorni che si decide, ma in realtà
l'ultimo Eurogruppo, su indicazione del Parlamento e dell'accordo di governo, ha rimandato a gennaio la chiusura del dossier, perché ci sono delle cose che non vanno bene, che si devono discutere. Adesso non entro nelle CACS, certo, le clausole di azione collettiva e così via. Però, quindi, il tema è che prima dell'Eurogruppo e dell'Eurosummit di gennaio il Parlamento sarà chiamato nello specifico a valutare a che punto siamo arrivati. Io dico solo una cosa. Qualsiasi cittadino, prima di portare i soldi in banca, si legge bene il contratto. Non è che prima li mette e poi si legge le clausole del contratto. Qui c'è un intero pacchetto, c'è questo MES, ma ci sono altre riforme, unione bancaria, assicurazione sui depositi. Per me, finché il pacchetto non è chiuso e non si capisce bene tutto quello che c'è scritto, io non posso mettere i soldi degli italiani in banca. Andiamo Mettiamola a sentire così. Dall'opposizione che cosa ha detto. No, volevo dire una cosa su Salvini. Questo. Il sociologo tedesco Ulrich Beck, che è scomparso qualche tempo fa, diceva che la Germania deve essere un paese europeo e non deve pretendere invece di fare un'Europa tedesca. Germania europea, non Europa tedesca. Però la tentazione della Germania di fare sempre l'Europa germanocentrica, e quando dico Europa germanocentrica dico di disegnare le regole secondo quelle che sono gli interessi nazionali tedeschi, c'è sempre a volte da parte dei tedeschi questa tentazione. Però se posso dire una cosa, è cambiata un po' il contesto europeo, perché adesso la locomotiva d'Europa, che era la Germania, sta frenando nell'export, nella produzione industriale. Io vedo anche un momento che è utile all'Italia, perché alcuni paesi che non hanno avuto grandi difficoltà in passato, in questo momento stanno riflettendo su alcuni strumenti europei che possono, secondo me, creare un'economia più espansiva europea, che ci permette di fare più investimenti nell'ambiente, nella scuola, nelle infrastrutture, senza il modello dell'austerity. Anche le dichiarazioni di Gentiloni di stamattina le accolgo positivamente, e lo fa da commissario europeo, perché secondo me ha colto che in questa nuova commissione c'è una consapevolezza diversa. Quindi quell'epoca dell'austerity europea sta volgendo anche un po' al termine, secondo me, con piccoli passi, non mi voglio esaltare, semplicemente perché un po' tutta l'economia europea sta affrontando in maniera omogenea dei momenti di difficoltà. L'Italia si può inserire, perché? Perché ha una grande capacità di resilienza, noi l'abbiamo perché avuto. Il meccanismo di voto del MES è un meccanismo, cito per esempio anche il professor Ricolfi, è un meccanismo che non ci favorisce, perché è un meccanismo non all'unanimità, ma è un meccanismo a maggioranza. Esatto. È un meccanismo che per le decisioni importanti è all'85%. Noi sostanzialmente deteniamo il 17% delle quote. Però la cosa che, direttore, mi vede d'accordo è il fatto che c'è sempre una tentazione di spostare dagli organi politici, che comunque la Commissione è perfettibile, agli organi burocratici. Ad organi burocratici. Ora, qui c'è il Consiglio di Governo, ci sono dentro i rappresentanti dei governi anche nel MES, però questo organo risponde meno al Parlamento europeo della Commissione. Ora, qual è il fulcro delle istituzioni europee? Lo dovrà essere sempre di più. Quello che ha dentro i cittadini eletti dai cittadini, quindi i parlamentari eletti dai cittadini. Bisogna fare in modo che ogni meccanismo risponda sempre di più al Parlamento. Per esempio, una cosa che una si potrebbe fare. Sovranista questa. Una cosa. No, secondo me, a parte che le posso dire una cosa: sovranità è nella nostra Costituzione. Sì, anche popolo. Io voglio. E anche popolo. E voglio dirle su questo. Secondo me, una cosa utile che si dovrà fare mentre si definiscono questi meccanismi è dire che qualsiasi decisione si prenderà nel MES, che esiste già, non è che lo si sta creando. Il rappresentante del governo italiano che va a prendere quella decisione deve prima passare per il Parlamento italiano, certo, e chiedere l'autorizzazione a prendere quella decisione. Il direttore citava il professor Ricolfi, lo cita anche Salvini in questo intervento, sentiamo. Rispondo con le parole del professor Ricolfi, che lo considera un rischio e un pericolo per l'Italia e per il risparmio degli italiani. E quindi abbiamo al governo gente che, pur di salvare la poltrona, svenderebbe chiunque e qualunque cosa, in questo caso all'Europa. Ministro, è un problema di poltrona? Guardi, se era un problema di poltrona non tagliavamo 345 poltrone dei parlamentari. Io ricordo sempre a Matteo Salvini che lui ha fatto cadere il governo l'8 d'agosto, quando mancava una seduta della Camera per tagliare i parlamentari, e se non formavamo questo governo non si tagliavano 345 poltrone. Lui è quello che ha fatto cadere il governo, perché voleva il 30% di poltrone, ne aveva solo il 17%. Adesso gli abbiamo tagliati i parlamentari, il 17 e il 30 in valori assoluti valgono quasi la stessa cosa. Non gli è riuscito il giochino. Detto questo, io credo che il Movimento 5 Stelle
prima ancora di tutte le altre forze politiche, in tutti questi anni abbia sempre lanciato l'allarme sul meccanismo europeo di stabilità, perché c'è anche una filosofia generale per cui io ti presto i soldi che sono i tuoi, ma se tu fai delle riforme lacrime e sangue, che sono quelle che in Italia si chiamavano anche legge Fornero, non ci hanno prestato i soldi, ma in generale il meccanismo, la teoria di base era quella. Dico però sul tema del MES che non posso accettare lezioni dalla Lega, perché il MES, se esiste oggi, è perché la negoziazione è iniziata sotto il governo Berlusconi Lega nel le 2010-2011. Fratelli d'Italia? Sentiamo Giorgia Meloni. Giorgia Meloni era nello stesso governo nel 2011. Ministro Gualtieri dice che noi facciamo terrorismo, ma perché non ci rispondono nel merito? Perché non ci rispondono? Perché nel merito, quando è venuto il presidente Conte in aula, ha detto esattamente, ha confermato tutte le nostre paure. E qualcuno mi deve spiegare perché il governo la sottoscrive. Che cosa ha avuto in cambio Giuseppe Conte per sottoscrivere una cosa del genere quando non aveva neanche il consenso del Parlamento italiano? Direttore, lei è una persona informata. È stato sottoscritto questo accordo? No, non ancora. Ok, meno male. Perché quello che ho sentito. No, mi scusi, ma mi sono permesso, non lo farò mai più, mi scusi, non volevo mancare il rispetto. Però sentire una persona che dice che cosa ha sottoscritto nella notte, ma io devo prendere lezioni di populismo, cioè poi le fanno a noi del Movimento 5 Stelle, persone come Giorgia Meloni che hanno votato la legge Fornero. Anche se Centeno, Mario Centeno, il portoghese Mario Centeno, ha detto non si cambia più, è già stato discusso tutto, lo ha detto la scorsa settimana. Io ho letto nella lettera di Centeno che a gennaio si ridiscuterà delle cosiddette CACS, che rappresentano una delle criticità del MES, le clausole di azione collettiva. Ora, non voglio entrare nel dettaglio tecnico, però l'ultimo incontro all'Eurogruppo che c'è stato ha recepito le preoccupazioni del Movimento 5 Stelle. Infatti si è spostata a gennaio la discussione e nell'Eurosummit dei prossimi giorni, di dopodomani, dove andrà il presidente Conte, sarà affrontato, ma non in maniera definitiva. Perché? Perché noi abbiamo delle perplessità e si sta lavorando per risolverle. Ma dire è stato firmato nella notte è una balla colossale che non si dovrebbe... No, ma forse si riferiva al fatto che è stato definito l'impianto in maniera abbastanza chiusa. Io ho sentito firmato, poi è stata una giornata lunga, potrei essere stanco io. Comunque non è stato firmato. Ho tantissimi argomenti, ancora il tempo pochissimo invece. Tra i provvedimenti che considerate voi un fiore all'occhiello c'è il reddito di cittadinanza, tra molte polemiche poi, ma sentiamo che cosa ha detto al microfono della nostra Angelica Fiore il professor Pasquale Tridico, presidente dell'INPS. Sentiamo. Soprattutto in Campania e in Sicilia risulterebbero fra i richiedenti il reddito di cittadinanza un tasso altissimo di descolarizzazione, dunque più difficili da collocare in un mercato del lavoro che insomma cambia sempre di più e va verso l'alto. Certamente, per questo è ancora più necessario un reddito minimo. Quando ci sono delle vulnerabilità, quando ci sono delle fragilità, è necessario intervenire con un sostegno al reddito. Dopodiché una formazione magari anche più lunga, un accompagnamento al lavoro magari anche più lungo, può includere socialmente le persone nel mercato del lavoro e in una seconda fase può dar vita a un miglior incontro anche con posti meno specializzati, con posti di lavoro appunto che richiedono meno elevati tassi di scolarizzazione. Però ricordo, il reddito di cittadinanza è una politica di sostegno al reddito, è un reddito minimo così come esiste in tutti gli altri paesi e in una seconda fase per gli occupabili è una politica di reinserimento nel mercato del lavoro. Brevissimo, cambierebbe qualcosa tornando indietro del reddito di cittadinanza? Ma non lo abbiamo ancora finito il programma di realizzazione, nel senso che è partito il reddito di cittadinanza, entro fine anno i navigator, cioè sono le persone che andranno da quelli che prendono il reddito, li cominceranno a mettere in un percorso di formazione lavoro, saranno pienamente operativi. Abbiamo messo 1 miliardo di euro nei centri per l'impiego, le regioni li devono spendere per mettere a posto i centri per l'impiego e fare in modo che quando un giovane va in un centro per l'impiego non trovi un'umiliazione ma un'occasione, con tutto il bene dei dipendenti attuali, ma sono troppo pochi, infatti ne abbiamo assunti 3.000 a livello centrale da mandare ai centri per l'impiego per aiutare le regioni ad affrontare il dramma delle persone che cercano lavoro. La riporto alla Farnesina, un caso che abbiamo seguito come sempre da TG2, sono andata anche tante volte a trovarlo in carcere, Chico Forti, un italiano detenuto da 20 anni negli Stati Uniti che dice di essere innocente da 20 anni, il governo si è impegnato per la grazia, ribadisce? Una delle prime cose che ho fatto come ministro degli esteri è stato mandare il nostro console generale negli Stati Uniti proprio a
trovare Chico Forti in carcere. È in un carcere degli Stati Uniti, della Florida, stiamo affrontando la questione. Ovviamente io credo che la miglior cosa in questo momento sia, prima di tutto, portarlo a scontare la pena qui in Italia, perché qui in Italia poi potremo seguire il caso con maggiore efficacia e con maggiore... Devo dire che il governo degli Stati Uniti in queste prime battute di dialogo si è rivelato molto collaborativo. Campidoglio, Virginia Raggi ancora? Virginia Raggi, come sapete, noi osserviamo, la devo seguire anche io, la regola del doppio mandato. Esatto. E Virginia Raggi non mi ha mai chiesto, non ha mai chiesto di derogare al secondo mandato. Quindi io credo che il lavoro che sta facendo nel Comune di Roma è un lavoro di risanamento che magari non porta grandi voti, ma porta un'occasione di mettere a posto i bilanci e poter spenderli bene i soldi bene, per i servizi dei cittadini. Brinderete tutti insieme a Natale? Brinderete tutti insieme nel Movimento? Sì o no? Brinderemo al ognuno con la propria famiglia, almeno a Natale. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi per averci seguito. Le mie domande sono finite qui, voi continuate a cercare le risposte, ci vediamo domani.